Libero Consorzio Ibleo, chi sarà il presidente? Modica ha rateizzato il debito con Scicli, una grande eredità. Ispica muraglie e difende la tassa di soggiorno. Ragusa domani al via l'autogiro della provincia. Bentrovati con l'informazione di Canale 74. Libero Consorzio, chi sarà il nuovo presidente? Le elezioni che potrebbero essere già a novembre iniziano a creare fermento politico tra i consigli comunali e Iblei. È iniziato il totonome. Fatto il consorzio, ora si dovrà decidere il presidente, un giro di vite fortemente voluto dalla regione siciliana, guidata da Rosario Crocetta, che ora dovrà plasmarsi sui singoli territori circoscritti dalla dicitura Libero Consorzio. Per quanto riguarda il Libero Consorzio dell'area Iblea, di cui sono stati definiti i confini, dato che gran bagarre c'era stata quando alcuni comuni come Modica avrebbero voluto dar vita ad altri consorzi che guardavano la Val di Noto al sud-est, cambiando radicalmente la forma dell'ex provincia regionale di Ragusa. Ora si pensa chi dovrà amministrare il tutto. Come preannunciato, la scelta ricadrà sui sindaci dei comuni facenti parte al consorzio. Esclusa la città di Scicli, attualmente retta dalla triade commissariale, saranno 11 sindaci papabili candidati. Ormai è solo questione di giorni, ma dovrebbe arrivare dalla regione, per mano del presidente Crocetta, la data delle elezioni previste, forse già per fine novembre. E quindi ufficialmente iniziato il toto sindaci. Anche se a ben guardare lo zoom si fa sempre più piccolo e ravvicinato su alcuni in particolare. Escluso Scicli, come detto, non potranno candidarsi quelli in dirittura d'arrivo di mandato, come Giuseppe Nicosia Vittoria, i sindaci di Chiaramonte, Monterosso, Giarratana, Pozzallo e Santa Croce Camerina eletti nel 2012. Al top della classifica invece i due sindaci PD, per ovvie ragioni politiche, sono il sindaco di Comiso Filippo Spataro e quello di Ispica Pierenzo Muragli, eletto a giugno. Non si esclude però anche Federico Piccitto, sulla spinta del Movimento 5 Stelle, che si sta riorganizzando anche a livello nazionale. Figura evanescente il sindaco di Modica Ignazio Abbate, che avrebbe voluto far parte di un altro ipotetico consorzio, proiettandosi parte della Val di Noto, traslocando, politicamente almeno, dall'area Iblea verso il Siracusano. Molte furono le polemiche, alla fine la decisione di una Modica retusea non convinse nessuno. Certo ora stride non poco la sua candidatura a presidente di un consorzio di cui non voleva fare parte, forse valutando un terreno politicamente poco fertile. I consigli comunali Iblei comunque già fremono e dal PD provinciale si fa la conta dei voti. Le elezioni sono dietro l'angolo. Fermati 7 scafisti dopo lo sbarco del 2 settembre. Un'indagine molto complessa perché i migranti dopo il soccorso sono stati accompagnati in due porti molto distanti tra loro, quello di Pozzallo e di Roccella Ionica in Calabria. Sono 7 gli scafisti, di cui un minore, individuati dalla polizia in seguito allo sbarco del 2 settembre a Pozzallo e Roccella Ionica. Si è trattato di sicuro dell'indagine più complessa fino ad oggi svolta dalla polizia di Pozzallo in occasione degli sbarchi. La difficoltà è stata dovuta proprio al fatto che i migranti, una volta soccorsi in alto mare, sono stati separati e condotti in due porti diversi, molto distanti tra loro, e con arrivo in banchina differito di 12 ore. Nonostante le difficoltà, però, coordinandosi con i colleghi della Polizia di Stato di Siderno, gli agenti sono riusciti a individuare gli scafisti che trasportavano un barcone fatiscente con 236 migranti, di cui più di 100 ragazzini egiziani tra i 12 e i 17 anni. I migranti hanno raccontato di aver viaggiato una settimana in mare tra stenti e maltrattamenti. Dalle indagini è stato possibile inoltre appurare che gli organizzatori egiziani, unitamente agli scafisti, hanno incassato circa $750.000, avendone i migranti pagati in media 3.000 ciascuno. Nel 2015 sono già 105 gli scafisti fermati in provincia di Ragusa. E nel corso della serata di ieri, i militari della stazione Carabinieri di Comiso, durante un posto di controllo, hanno notato alla guida di un ciclomotore il pregiudicato Mario Campailla, detto Checco. Non indossava il casco e dal controllo è risultato essere sprovvisto anche della copertura assicurativa del veicolo. Il pregiudicato ha cercato di ostacolare i militari dando spettacolo sulla pubblica via con ingiurie di ogni genere rivolte ai carabinieri ed un atteggiamento minaccioso. È stato quindi arrestato.
e a Modica ha rateizzato il debito con Cicli di quasi 6 milioni di euro, un'eredità per le future amministrazioni. È stata firmata ieri sera la transazione fra il comune di Modica e il comune di Cicli per il saldo del debito della discarica di San Biagio. La città di Modica ha conferito i propri rifiuti nella discarica di Cicli dal 2002 al 2007. L'amministrazione comunale di Modica pagherà 1.200.000 euro entro i prossimi 30 giorni, 800.000 euro entro il 30 giugno 2016, 800.000 euro entro il 30 giugno 2017, altri 709.000 euro entro il 30 giugno 2017. 2018 e altrettanti entro l'anno seguente, altri 709.000 euro entro il 30 giugno 2020 e altrettanti entro il 30 giugno 2021. Modica pagherà anche gli interessi in favore del comune di Cicli alla scadenza di ciascuna rata. Tutti contenti o quasi. Di certo Cicli riesce finalmente ad ottenere una boccata d'ossigeno per le sue esigue casse. Modica, da parte sua, entro i prossimi 30 giorni dovrà sborsare 1.200.000 euro, fondi che un anno fa erano serenamente nelle casse comunali, rimpinguate dalla regione proprio per pagare i tanti debiti accumulati. Che fine hanno fatto quei soldi e come intende oggi pagare l'amministrazione modicana se lo chiedono in tanti. E comunque la richiesta rateizzazione graverà e non poco sulle finanze delle future amministrazioni, che avranno l'onere di estinguere il grosso del debito fino al 2021, un'eredità non da poco. E a Modica alla sorda condomini senza acqua. Sembra assurdo, ma ancora oggi nella città delle 100 feste e 1000 luminarie c'è ancora gente che lotta tutti i santi giorni per accaparrarsi un po' d'acqua comunale. E quanto dichiara oggi Giovanni Spadaro in una nota ufficiale del PD di Modica, che raccoglie la denuncia di molti cittadini del quartiere Sorda, sfiancati dai continui disservizi idrici. E questo non capita in una delle tante periferie marginate del nostro territorio, non condivisibile ma comprensibile, ma in una delle zone, quale via Risorgimento, tra le più abitate della città, si legge testualmente nella nota. L'attivazione di nuovi pozzi idrici e la soluzione definitiva della ventennale carenza di Contrada Zappulla e della Vanella 155 ci avevano reso ottimisti e sicuri di aver messo fine in modo definitivo al problema carenza acqua in questa città. Ancora oggi invece ci tocca registrare casi incresciosi di residenti costretti a rivolgersi ai fornitori privati, aggravando i costi familiari, poiché un intero quartiere è lasciato per giorni senza approvvigionamento idrico e la cui mancanza il comune non riesce a sopperire con gli esigui mezzi che ha a sua disposizione. Nella città, dove la TASI è tra le più alte della Sicilia, il PD di Modica chiede all'amministrazione quali provvedimenti intenda prendere per risolvere il problema denunciato e nello stesso tempo di rendere noti i criteri di distribuzione dell'acqua tramite la rete idrica nei vari quartieri della città e le eventuali turnazioni. E adesso ci fermiamo per una breve pausa pubblicitaria. Canale 74 ricerca volti nuovi per la TV. Hai meno di 30 anni? Sei disinvolta, spigliata, di bella presenza? Vuoi provare le tue capacità interpretative in televisione? Manda il tuo curriculum con foto a marketing@canale74.com entro il 10 settembre 2015. Ti inviteremo per un provino. Se sei la fortunata prescelta, potrai essere la protagonista di un nuovo format TV prodotto da Canale 74. Fish Road Iblea, laboratori del gusto. Protagonista indiscusso, il pesce azzurro. Un villaggio itinerante nelle suggestive località di mare. 29 e 30 agosto, Scoglitti. 6 settembre, Punta Secca. 13 settembre, Acate. 3 ottobre, Cicli. Fish Road Iblea, vi aspettiamo. Progetto realizzato dall'associazione GAC Ibleo, finanziato nell'ambito del Fondo Europeo della Pesca 2007-2013. Moda, stile, tendenza e innovazione. Gianni Rando è Hair Stylist Unisex. Per i trattamenti di bellezza dei tuoi capelli, affidati alla professionalità di chi ha fatto della sua passione un lavoro. Perché la bellezza non è un lusso. A Modica, via Risorgimento 114B. A Ispica per Muraglie la tassa di soggiorno non penalizzerà il turismo, ma anzi lo aiuterà.
Secondo il primo cittadino di Ispica, la tassa di soggiorno non penalizzerà la città, ma anzi potrà essere un'opportunità per rilanciare ancora di più il turismo. Sulla questione era stato scontro con l'opposizione durante il Consiglio Comunale di mercoledì scorso, protrattosi fino a tarda sera. L'amministrazione però rimane convinta della necessità in una città in dissesto come Ispica di trovare fondi per organizzare attività di promozione e arricchire l'offerta per turisti e cittadini, fondi che potrebbero arrivare appunto dalla tassa di soggiorno tanto osteggiata dalle opposizioni. L'imposta di soggiorno è già presente in altre realtà, in altri comuni, gli introiti verranno utilizzati per potenziare ancora di più e meglio il nostro litorale, la nostra fascia costiera. L'ente in dissesto è un'imposta che non ricadrà sugli ispicesi, tra l'altro verrà, diciamo, l'imposizione è prevista in una misura assolutamente sopportabile, quindi diciamo che dal nostro punto di vista è un fatto positivo l'imposta di soggiorno e non assolutamente un fatto negativo. Ci servirà per realizzare servizi importanti da offrire ai turisti e naturalmente ai nostri concittadini. E a Ragusa domani parte la 20ª edizione dell'Autogiro della Provincia. Entrerà nel vivo proprio nelle prossime ore la 20ª edizione dell'autogiro della provincia di Ragusa, promosso dal Veteran Club Ibleo. I circa 100 equipaggi partecipanti saranno infatti registrati a partire dalle 18 di oggi, poi domani la partenza delle auto che sarà alle 9.30 con transito da Comiso e sosta al castello di Donna Fogata. Qui è prevista la visita dell'antico maniero e il via della prima tappa con prova di abilità. La seconda prova sarà effettuata invece sul lungomare di Marina di Ragusa. La tappa terminerà in serata con la cena di gala. Domenica 6 settembre la partenza della seconda tappa, di nuovo alle 9.30 con prova di abilità. Il percorso si svilupperà lungo un circuito cittadino che attraverserà Ragusa Ibla, con la seconda e ultima prova della giornata che sarà effettuata tra i suggestivi tornanti del corso Mazzini. Come di consueto, all'arrivo si terrà il pranzo di premiazione, mentre le auto rimarranno in esposizione lungo il ponte di via Roma. Tra le ospiti d'onore di questa edizione una Giulietta T della Polizia, immatricolata nel 1957, con livrea rossa in arrivo direttamente dal Museo delle Auto della Polizia di Roma. Tra le quattro ruote d'epoca che si annunciano tra le sorprese di questa edizione invece anche la Lancia Appia, carrozzata e zagato. E sabato nell'Anfiteatro Verde a Valle di Rosolini il concerto del sorriso. Uno show di note e parole, ma anche di proiezioni e poesie, che promette tante sorprese, tra cui l'allestimento di una tavola conviviale. Sarà questo e molto altro il concerto del sorriso organizzato dalla band dei Talè Cucè. L'appuntamento con la serata all'insegna della solidarietà è per le 21 di sabato 5 settembre. Non solo musica per questa prima edizione di un evento patrocinato dal comune di Rosolini e che chiuderà la fortunata tournée estiva della band rosolinese, che ha deciso di dedicare una serata speciale a persone speciali, chiedendo il supporto delle associazioni del territorio che trattano la disabilità e il disagio e svantaggio socioculturale. E sono tante le associazioni che hanno risposto favorevolmente, aderendo all'iniziativa che è riuscita a coinvolgere anche tanti privati che hanno voluto contribuire al fine nobile della serata, quello di regalare un sorriso. Pinello Gennaro, portavoce del gruppo musicale, ha spiegato come quello che si vuole trasmettere con la serata di sabato è un messaggio chiaro, quello di prendersi per mano e volare insieme tra le note al di sopra di ogni steccato fisico-mentale. Inaugurata ieri, vieni a Modica la mostra che racconta la città con le foto di Giovanni Antoci. Taglio del nastro ieri a Palazzo della Cultura per Vieni a Modica, la mostra a cura del fotoreporter Giovanni Antoci, che racconta attraverso le sue fotografie la città. Protagonisti delle immagini non sono solo il barocco e i segni storico-artistici ed architettonici, ma anche la tradizione, dalle feste religiose ai sapori del territorio, con particolare attenzione al cioccolato modicano e alla sua lavorazione. È una mostra il cui autore Giovanni Antoci è qui presente accanto a me, per una riorganizzazione attrattiva delle bellezze e dell'arte e anche delle feste della città. Cioè praticamente una rivisitazione che è documentaria, fotografica,
che è impaginata secondo un criterio che è tematico. A margine dell'evento è stato inoltre proiettato un video realizzato proprio con le foto di Giovanni Antoci e le meravigliose melodie del modicano Pietro Floridia, che verrà inviato al cluster biomediterraneo dell'Expo di Milano. Bene, per oggi è tutto, questo era l'ultimo servizio. Io vi ringrazio per l'attenzione e arrivederci.